Io volevo fare innanzitutto i complimenti alla squadra, ma già glielo ho fatti a Mister e a tutti per quello che hanno fatto quest'anno. Penso che negli ultimi 5 anni le soddisfazioni che abbiamo dato in questo anno calcistico non le ha date nessuno. E questo va un applauso ai ragazzi, ma non tanto per il risultato sportivo, perché poi insomma il calcio, soprattutto per il risultato professionale al di fuori del campo, perché questi ragazzi durante l'anno mai una volta hanno detto non ci alleniamo perché non ci danno i soldi, mai una volta si sono lamentati, mai una volta hanno espresso il desiderio di andare via. E questo penso che va al di là del calcio, visto. E la prima cosa che voglio dire, un ringraziamento di cuore e soprattutto ai tifosi, che sono l'unici, e adesso vi dico anche il motivo perché specifico, l'unici che ci hanno sostenuto con il loro piccolo rimborso ogni domenica per far sì che noi raggiungevamo la sede dove andavamo a giocare fuori casa. E proprio un grande abbraccio, se potessi, a tutti quei tifosi che ci hanno seguito, sia a casa che fuori. Mi dispiace oggi di non poter dedicare la vittoria a quel ragazzo che purtroppo è venuto meno, che l'avrei fatto volentieri. Un'altra cosa, mi dispiace che il signor Paolo Graziotti non è presente, perché io con voi giornalisti sono stato sempre una persona onesta e trasparente. Che lui stamattina ha fatto uscire quell'articolo che con me non ha mai parlato, io non so da dove prende. Se il messaggero può fare scoop, me lo dice, gliene faccio fare 7 al giorno. Ma quelle frasi che ha messo il signor Paolo Graziotti, lui l'ho incontrato prima, mi ha detto che lui non c'entra niente, l'articolo l'ha firmato lui, non stanno né in cielo né in terra, e non riesco a capire per quale motivo il messaggero ha scritto una cosa, perché a me ieri mi hanno chiamato un po' tutti, da Corriere del Viterbo, da Claudio Di Marco, da Viterbo New, da Duscia, per sapere solamente di quel signore, non so neanche come si chiama io, perché neanche lo conosco, Mammo Musacchio, che io manco conosco e neanche sapevo che esisteva. E non vedo, ripeto, mi dispiace solamente che Paolo Graziotti è un amico e ha detto che sicuramente farà una smentita, perché quelle cose io non gliele ho mai dette. Vabbè, pure ci siamo noi, siamo tutti. Anche perché io in settimana, come ho detto a tutti, ho sentito il signor Dodati, l'ho sentito anche oggi alle 11, quindi non sta a me dire chi prende o non prende la società, io faccio calcio. Ma la cosa che mi rammarica, signori, è che purtroppo qualcuno qui a Viterbo questa settimana due imprenditori mi hanno chiamato, e se si pensano che io sono scemo del villaggio, si scordano che mi cercano per far vedere che loro stanno vicino alla società. L'ho incontrato, mi sono portato una persona qua come testimone. Che cosa serve alla squadra? Scusa, non ho capito. Che cosa serve oggi alla squadra che voglio dare il contributo? Qualunque cosa, anche 200 euro per farli mangiare. Dammi tempo, un'ora, quant'era? Un'ora? E risolvo il problema, era martedì, oggi è domenica, questi pupazzi, questi finti ricchi, la devono far finire. Il giorno dopo mi ha chiamato un altro imprenditore. Che cosa serve alla squadra? Ho detto, oh, scusa, ma che sta a vedere quello di ieri? Oggi la squadra non serve a niente, se uno vuole dare un contributo alla squadra, c'è la signora domenica tutti i giorni, dobbiamo pagare gli affitti, i ragazzi sono 3 mesi che ci arrivano i fogli dello sfratto dei padroni di casa. I padroni di casa della Viterbese non gli può fregare di meno. Ci abbiamo quei fogli, ve li faccio prendere. Sfratto esecutivo, io mi sto svolando da 2 mesi, ma nessuno importa più di tanto. Quest'altro imprenditore mi ha detto, vengo al campo e ti porto qualche soldo. Ancora stiamo aspettando. Ma a Viterbo il calcio interessa a me, Fabris, la squadra, qualcuno di voi che sta più in mezzo, ai tifosi. Altre persone, signori, mi può fregare di meno. Mi può fregare di meno. Diciamo, qualcuno nel piccolo però ha fatto il nome un giorno scorso. Nel piccolo è intervenuto, che ha visto che eravamo proprio, i ragazzi ci avevano paura anche andare a casa, che trovavano che è intervenuto Mario Corinti e ci ha pagato gli affitti di un mese, di marzo, ma ci abbiamo ancora aprile e maggio, i contratti stanno a nome dei ragazzi. Qui a Viterbo non gliene frega niente a nessuno, se pensano che io dico sì a tutti, è per rispetto all'educazione. E per rispetto all'educazione, in queste 3 domeniche, ho preso oggi, hanno fatto la passerella qua. Ma non ci servono queste persone, abbiamo dato dimostrazione, abbiamo fatto tutto da soli, con l'aiuto dei tifosi e di qualcuno che ci ha fatto qualche pranzo, e pranzando qui, non ci vergogniamo a dirlo, come tutti i sabri qui allo stadio, pranzando qui allo stadio tutti insieme. Una squadra che oggi, come oggi, siamo in Serie C, se facciamo la domanda, a prescindere dalla sconfitta. È una cosa vergognosa, signori. Io non devo fare calcio per forza, io non sono né raccomandato e né porto le borse a nessuno. Ma negli ultimi 5 anni, qui,
sono passati direttori sportivi importanti, allenatori importanti, non perché Massimo non è importante, perché è più importante lui, che avevano fatto spendere 800.000 euro per portarvi un debito di non so qua. Noi qui con neanche con 30.000 al mese, neanche l'abbiamo presi, siamo arrivati in Serie C, signori. Siamo arrivati in Serie C. Di che vogliamo parlare? Dei finti ricchi che girano qui a Viterbo? Dei finti ricchi? La macchina bella ce l'abbiamo tutti. La macchina bella ce l'abbiamo tutti. E magari entra il padrone Deodati qua. Sono il primo che lo sponsorizza, perché sono il primo che io lo sento quasi tutti i giorni. Qui ci sarà, se entra il padrone Deodati, un fuga fuga da parte di tutti. Mettiamo proprio i lucchetti al cancello, questi finti ricchi che girano. Prego, come ci mancherebbe? Allora, a me sono concesso che i presunti finti ricchi, di cui poi avremo anche piacere di sapere i nomi, perché a questo punto siamo in ballo, balliamo, non abbiamo niente. Io non posso fare nomi, non li farò mai. Se sono umile, onesti. Però io penso che sia interesse della città che a questo punto si sappia, perché cioè dei prese in giro come se stufati voi, ci siamo stufati pure noi, no? Parla a nome sia dei colleghi ma anche dei tifosi. Siamo stupati, no, io nome non ne faccio, perché poi la parola mia vale come la loro, però ti posso assicurare, qui ho testimoni della società che durante la settimana l'ho portato con me per assistere a questi colloqui, perché se io non li portavo con me nessuno ci credeva. Io sono una settimana che sono stressato, ma non per i risultati, perché noi oggi, ripeto, siamo in Serie C se facciamo la domanda, se qualcuno prende la... perché presa in giro, cioè io andavo lì e dissi sì signore, e fammi, cioè giustamente quello avrà detto adesso che scemo, mo ci crede che io ho i soldi, signori, io non ho studiato a Cambridge, ma io vengo dalla strada. No, ma ci siamo capiti, io volevo dire un'altra cosa, ma a me sono concesso che ci sia gente che va preso in giro in questo tempo. Io credo che chi deve pagare i stipendi non sono gli imprenditori di Cambridge, no, assolutamente, sono quelli che si sono dati alla fuga 3 mesi fa e che hanno dato le quote non si sa a chi, a qualcuno che per posto stessa missione non si sa chi è, quindi è a loro che dovrebbe chiedere conto, non gli imprenditori di Cambridge. No, ma già l'abbiamo chiesto il conto. Così, sì, però perdonami Eleonora. Scusa, ma Eleonora, perdonami. Forse non ha capito Eleonora. Io non cerco nessuno, sono loro che mi hanno chiamato, è differente. Io non voglio i soldi da imprenditore, però al momento che tu Eleonora mi chiami e mi dici che cosa serve, io non cerco nessuno, perché a me essere, diciamo che chiedo l'elemosina, io neanche a casa mia la chiederò mai perché ce l'ho bisogno. Figurati se io vado a cercare l'imprenditore per farmi dei soldi, loro mi hanno cercato, hanno chiamato la nostra segretaria, la signora Domenica Pallozzi, come dire, a lei hanno chiamato, che è venuto un incontro con me. Io non ho cercato nessuno, perché io non cercherò neanche quelli che ci hanno preso in giro all'inizio d'anno. Perché male, comunque non sai che tu vai direttore sportivo, eventualmente. Ma noi già ci abbiamo parlato, noi ci abbiamo parlato. Sono venuti dentro. Bravissima. Sono venuti dentro gli spogliatoi. Queste persone sono venute dentro gli spogliatoi giurandoci, sbaglio, misse sulla testa, cioè qui i giocatori dei figli. Io l'ho chiamato, allora io che posso, per me quella gente, una volta che ci ho parlato come dice, cioè che posso fare, posso mettere la persona a testa, mi hanno detto non c'è vado, arrivederci, poi imprenditori mi hanno cercato, perché io non vado a chiedere l'elemosina a nessuno, cara Eleonora, tu lo sai, quindi se loro mi cercano, mi chiamano alla sede, allora se lo prendo pure responsabilità, che fa, forse perché c'è delle elezioni, non va a vedere che loro sono bravi, posso? Allora, siccome qui io faccio calcio, Eleonora. Ma fatto diverso, perché mi pare che abbiamo dato l'elemosina, perdonami. Però ho pagato uno stipendio e mezzo. No. Ieri manco, oggi se proprio la volevo lì, manco l'ho fatto mangiare a Villa Sofia, se proprio la volevo di tutto. Però io non mi posso. Allora non mi pare che è diverso da qualcun altro. Io mi sto dicendo che qualcuno è diverso da un altro. Allora, assolutamente quindi... io le sto dicendo che a me, se io voglio far finto scemo, lo faccio. Ha capito? Allora io qui l'ho provate tutte. Qui l'ho provate tutte, qui abbiamo fatto la colletta con tutti, noi 2 volte abbiamo mangiato perché i tifosi ci hanno dato i soldi, 2 volte abbiamo fatto la colletta qua noi per far mangiare il sacco dei ragazzi, eccolo. Ma io questo lo rifarei 100 volte per, queste, per la città, per i tifosi e pochi intimi che stanno qui dentro. Ma il resto, caro Eleonora, sono tutti finti ricchi e te lo ripeto, mi hanno cercato loro qui in segreteria, io non vado a cercare nessuno. Io non vado a cercare nessuno, se mangiamo qui pane e mortadella, ma io non cercherò mai nessuno, non è nel mio stile. Scusa una cosa, non riposo, mi riallaccio un po' all'inizio di tutto, perché io sono rappresentante di un giornale, io ieri ho parlato con te al telefono, però ti è uscita una frase importante, tu mi hai detto, la Viterbese non ha futuro,
Allora vuol dire che nella notte di Maurizio Dario non ci viene nessuno. Ma io non posso entrare in media età, perché c'è solo a Federatore Dotani. Però se tu lo sai, lo vivi tutti i giorni, no, come dici, la Viterbese non ha avuto. Ma allora Dotani ci ha avuto 3-4 incontri, non con me, con gente, anche perché, caro Marco, oggi se io te lo dico, chi c'ha l'incontro? E che ne so? Bravo, è questo che dobbiamo capire. Qui c'è l'amministratore che è venuto due volte. Allora ragazzi, l'amministratore è venuto due volte, si è mai presentato a noi? Una volta che l'ho dovuto incontrare a Roma, cari signori, che mi doveva firmare un foglio, ci ha chiesto 100 euro perché perdeva la giornata. Ah, addirittura, ma sì. Quello lo sa fare. Allora, ma è questo che noi cerchiamo di fare emergere, non è altro. Cioè questo vuole che cerchiamo di fare meglio. Allora, perché io non ce l'ho contatto con Dotani. Dotani, mica ne fa come. Io Dotani oggi, ancora l'abbiamo sentito Dotani, era le 11, ci ha detto fatti fare ragazzi che io sto con voi. A me lui, se poi dopo, Eleonora, io non faccio le trattative. Io faccio il direttore sportivo. Io faccio il direttore sportivo. Non so che trattative sta lui. Non sa me decide se sta andando o sta dietro. Non lo fa con me. Io posso fare trattative con i giocatori, ma cosa che a me non mi competono, come quelle che stanno facendo in società, non mi competono a me. Non vuole sapere, bisogna dire alla gente che Dotani, ma te non lo fa con nessuno. Non lo so. O vieni e caccia 2 milioni di euro, o Dotani le vende. Penso lo saprà, perché mica è subito. Apposta, però, siccome secondo me, io dico dalle informazioni che ho io, non lo farà, secondo me, perché qui farà un campionato di seconda divisione delle Lega Pro, costa per sondaggi come io con una persona che non faccio il nome ma che ha vissuto in Serie B quest'anno, sì, però con le cifre che servono tra fare la squadra, sì. Ci si comprano squadre di Serie B oggi, vero, certo, come quindi come? Allora bisogna che uno è onesto, è finito, ma un applauso io, alla squadra, perdonami Marco, no, ma dobbiamo essere noi a voi che dovete sondare, ma posso veramente stato capito? Scusate, ma Dotani sta dentro, sta fuori, cioè, a noi oggi se vieni tu e ci dai 10.000 euro per dividere la squadra, a noi siamo contenti, poi se tu devi comprare la società, non so io che te lo dico. Dotani dice una cosa, dice Lega Pro la compra, ma Lega Pro ce la devi portare lui, perché sennò la fiducia non la firma nessuno, è questo, Lega Pro ce la deve portare lui. Cioè, io dico, se no ci viene Dotani. Io parlo per meriti sportivi. A livello delle gare, tu ti dici, Marco ce l'hai. Certo. Perché ce la devi portare lui. Io sto dicendo, io dico a livello sportivo, io parlo, quando parlo io, a livello sportivo, perché Lega Pro, se non paghi quanto c'è da pagare, non ci andrà mai. Ma devi fare la divisione prima. Io parlo a livello sportivo, cioè, no. Io parlo a livello sportivo, perché il conto mio. Non devi parlare con me. Sportivo, ma noi i complimenti, non devi complimenti a loro, sì, l'abbiamo fatto tutti i giorni. Marco, cioè, a me la cosa che mi dà mai. Eleonora, scusami, la cosa che mi dà fastidio è una settimana che mi sfogo con lui, che a me mi cercano imprenditori per dirmi che. La cosa questa mi dà fastidio, no, no. Non è che io vado da. Io perché mi arrabbio? Perché io ho chiamato tutto il mondo, da quelli che ha detto prima dei, insomma, dentro gli spogliatoi, gente entrata dentro gli spogliatoi e qui c'è la squadra, vediamo tutto, mister sto sbagliando, gente entrata dentro gli spogliatoi ha detto, di quello che ci siamo impegnati, vediamo tutto, sono spariti tutti, e logico a me se mi chiami Dero no, mi dici, che dove la squadra? Io vengo a parlare perché poi uno lo sa che può dire, ho chiamato Manfred e non è venuto, no io parlo con tu. Ma io voglio spezzare anche la lancia a favore tuo, perché so che tu stai cercando di far capire anche a qualcuno, e quello io per ammario, perché forse qui non lo capiscono, che fare una Serie D con una cifra ragionevole, so che tu hai fatto questa proposta, fare una Serie D con una cifra ragionevole cercando di mantenere questo gruppo con qualche ritocco, che è un gruppo che può vincere, è solo che qui sembra che oggi, detto, se non si fa la Lega Pro, si chiude. Sono 5 anni che si fa la Serie D. Ma detto di Marco, noi il nostro errore l'abbiamo fatto. Poi adesso la Lega Pro il prossimo anno con 9 retrocessioni, fare una Lega Pro prossimo anno con 9 retrocessioni comporta una spesa economica, una squadra. Ma devi pure fare come se te. E il 10 del mese in Lega Pro devi pagare, perché ogni hai la cosa e ti dai punti di penalizzazione. Certo. Quindi sì, è facile che andiamo a Lega Pro, però bisogna darci, insomma, se ci si va, se no è meglio fare la Serie D comunque strutturata forse. E l'unica soluzione credo sia questa ad oggi. Io non riesco. Non hai parlato chiaro comunque secondo me. Ma non devo parlare io, no, non dico che non hai parlato chiaro tu, però il compito nostro comunque è formale. Ancora a noi, perché io ho sempre detto, credo, io ho sempre detto all'inizio, quando ancora non facevamo i playoff e con il mister ne abbiamo sempre parlato, se noi ripetiamo questo campionato, questo gruppo, noi vinciamo. Cioè. Sì, quello sì, ma io ho sempre detto, con questo gruppo, con questo staff, questo io l'ho sempre detto. Guarda, se dopo viene uno e dice andiamo a destra, andiamo a sinistra.
Vabbè, devo darti in diretta. Meno male. Noi siamo contenti, sì, come ci ha detto stamattina al telefono Notodadi, che fa tifo per noi.